napoleonico. Se faccio un altro svarione, interrompetemi e mandatemi a casa, perché sono svarioni che non so storia. Ringrazio per adesso, e poi lo rifaremo ancora, tutte le autorità civili, le autorità religiose, Don Giuseppe, non c'è, però il nostro parroco vi saluta, Don Donato, il nostro parroco è qui con noi, e il nostro diacono, che noi chiamiamo diacnico perché è un diacono tecnico, Domenico Mastromonaco. Ringrazio le autorità militari, vedo i nostri carabinieri del comando di Petrella, a cui va un ringraziamento, credetemi, non già perché sono qui, quanto perché non sono i soliti che mirano solo a fare le multe, ma cercano con la loro attività di persuadere e di educare i nostri ragazzi. Comandante, solo per questo grazie, perché ci educate in continuazione. Anche a noi grandi, perché non abbiamo mascherine, perché ci dite solo mettiti la mascherina e mettiti la mascherina. È giusto che sia così, ognuno deve fare il proprio ruolo, ed oggi il mio ruolo è solo ed esclusivamente quello di dirvi grazie e di dirvi che non mi aspettavo, parlo a nome della collettività che rappresento, piccolissima ma credetemi fortemente meridionalista, borbonica. È un borbonismo che non so se è un peccato dirlo, che questo lo dite voi con i vostri vestiti, con la Belle Époque di Napoli, con Napoli dei cento primati. Molti vengono da Portici, non hanno la piscina. Napoli Portici si sente in tutto il mondo perché ha avuto la prima ferrovia, ma non d'Italia, la prima ferrovia del Regno. Non d'Italia, perché all'epoca l'Italia era, come tuttora, quasi ancora una mera espressione geografica, e questo lo diceva Churchill, non lo dice il sindaco di Castellino. Ma per queste polemiche noi ce ne andiamo in separata sede durante la presentazione del libro. Io vi voglio solo dire che siete belli, voglio ringraziare coloro i quali hanno permesso che potevate venire col pullman in tempo di Covid. Avete visto la nostra postazione, com'è? Io mi sono interfacciato con tanti. Adesso però, per dare il giusto lustro a tutte le vostre associazioni, io devo prima ringraziarlo ad Alessandro Caramiello, che lo chiamo così, anche con l'amico con cui mi sono... mi sono sentito tantissimo, che poi è stato il promotore Giovanni Esposito, che ha l'associazione d'abiti d'epoca. Allora adesso io vi ringrazio, passo per adesso il testimone dicendovi che la nostra amministrazione, che sta lì, in parte sta in mezzo a voi, le nostre donne, vi stanno apprezzando, e se qualcuno vi chiede di farsi una foto con le dovute cautele, se gentilmente gliela potete concedere, mi farebbe tanto tanto piacere, perché per noi è una nuova esperienza. I vostri vestiti qui a Castellino, in questa struttura, sono come dire, sono come un gioiello in un vestito che, come dire, non è proprio adeguato. Ben risulterebbero e ben starebbero ancora all'interno delle regge, sia quella di Caserta, sia quella di Capodimonte, sia quella di Portici, quella di Portici, quella era bellissima, quella di Portici. Canditello. Starebbe anche, non vi fate dimenticare, c'è pure quella che... Piazza Plebiscito, che a me non piace chiamarla così. Largo di Palazzo. Allora, se vi dico Largo di Palazzo, nessuno lo sa. Se dico Piazza Plebiscito, tutti quanti lo sanno. Quello è Largo di Palazzo. Toglierei l'ultimo re. Quello guardando l'Arco di Palazzo a destra lo toglierei, insomma noi veniamo a Napoli molto spesso, Alessandro, siamo affascinati dalle bellezze di Napoli, noi riteniamo tutti che facciamo parte di una nazione, la nostra, perché non è uno Stato, non parlo di Stato, la nazione ancora oggi è quella partenopea, lo Stato è italiano, la nazione è partenopea, abbiamo la stessa cultura,
abbiamo lo stesso modo di parlare. Se io parlassi adesso in dialetto ci comprenderemmo tutti, e questo già basta per dire che siamo una nazione. La stessa nazione che ha gli stessi valori, i valori di solidarietà, di sussidiarietà, che poi sono stati ripresi dalla Costituzione italiana, ma che ben recitava anche lo Statuto, anche la Costituzione borbonica. Bene, non mi voglio dilungare perché è meglio che parli tu delle associazioni, che se no io parlerei per ore, insomma, batterei il record dei primati. E grazie a tutti voi, ed ecco a voi vi presento, buona manifestazione, grazie al Real Primo Reggimento Primo Reggimento Re, che ci ha deliziato con il loro spettacolo, con il loro spettacolo della parte storica di Castellin. Vi ringrazio ad uno ad uno, se conoscessi i vostri nomi li pronuncerei ad uno, se mi sono dimenticato di qualcuno mi vorrete perdonare. Io più che altro, più che chiedere un applauso, sono io che faccio un applauso a voi. Anzitutto grazie.